Dicevo prima che è stato preceduto questo momento anche da momenti di ricerca intorno a questa figura. Ovviamente i primi a dover conoscere questa figura sono stati proprio gli alunni supportati dai genitori. Ma mentre il tutto fermentava così nell'ambito della scuola, proprio insieme al consiglio d'istituto abbiamo cominciato a parlare, anche con gli incontri che abbiamo avuto con le varie associazioni, abbiamo cominciato a parlare dell'eventualità di scrivere un libro che potesse dare un input di ricerca anche ulteriore, che potesse poi trovare canali per ampliare a più ampio raggio questa ricerca intorno a questa grande donna. Beh, come si dice, l'appetito viene mangiando, da un piccolo opuscolo iniziale di 20 pagine, in realtà con l'entusiasmo, devo dire, che caratterizza la dirigente scolastica Rosetta Carlino, che è stata lì sempre ad incitarci a fare sempre di più, a fare sempre meglio, siamo riusciti in realtà a realizzare e a pubblicare attraverso una casa editrice un libro dedicato proprio alla Preside Palazzo. Il titolo è La Preside Palazzo, vita di una lungimirante intellettuale del Sud, che mi ha vista, in questo caso, protagonista in qualità di autore insieme a Nicola Santoro, che invito qui sul palco. Prego, Nicola. E con l'aiuto e il supporto anche di altri storici, dicevi, Messapica, o persone che comunque a vario titolo hanno conosciuto la preside Lucia Palazzo o in certo qual modo sono venuti a contatto con lei. Dicevo prima, l'appetito viene mangiando, perché in realtà ci è stata riconosciuta come una buona pubblicazione, non diciamo ottima, ma buona, un buon inizio. Ci siamo divisi un po' i compiti con Nicola, lui ha curato più che altro la parte biografica, io ho curato la parte più afferente a quella che insomma sono le mie competenze in ambito giornalistico, e quindi la parte relativa ai famosi fogli della bontà, che è stato uno dei primi giornalini a Celle Messapica, addirittura registrati dal Tribunale di Brindisi, ma ne parleremo in seguito. Per la parte invece biografica se ne è occupata Nicola Santoro. Grazie ad Agata e grazie a tutti voi che siete intervenuti questa sera per questa bella cerimonia, nata da un'intuizione molto felice della dirigente della Preside Carlino. Come diceva appunto sia la Preside che la dottoressa Lotito prima, c'è il rischio che diciamo una figura attuale di dirigente scolastica o dirigente scolastico possa essere un pochino inteso come una figura burocratica, come una figura appunto amministrativa chiusa nella sua stanza che si occupa di carte, di procedure, di iter amministrativi e che viva un po' fuori dal contesto non solo della sua scuola ma anche della sua comunità, del suo paese, della sua città. Io ho con me dei fogli, non spaventatevi, non mi metto a leggere, perché voglio soltanto riportare alcuni virgolettati tratti da tre documenti con i quali appunto abbiamo avuto a che fare io e la dottoressa Scarafilo nell'approcciarci alla scrittura di questo volume, che è nato quasi per caso un pochino prima di Pasqua, proprio la Settimana Santa. Ci siamo incontrati così, vediamo cosa possiamo fare, ed è nato poi questo volumetto, che tanto volumetto non è. E ci siamo basati su tre documenti che sono depositati presso il centro di documentazione di Michele Ciraci, alla quale poi la preside in anni recenti e meno recenti, prima della sua scomparsa, ha lasciato tutti i suoi documenti, le sue foto, le sue carte, le sue memorie scritte. Il primo documento è intitolato Lucia, vita di famiglia e di scuola, ed è datato 1992. Poi c'è un manoscritto, Lucia Palazzo, testimonianze di una vita, e questo è datato maggio 2007, quindi 4 anni prima della sua morte, con una grafia chiarissima, nitida, sicura, incisiva e sempre sintetica. E poi abbiamo un libro che lei invece aveva già fatto pubblicare nel 92,
con la presentazione di Monsignor Armando Franco, all'epoca vescovo di Oria, scritto con la scorpione editrice Testimonianze di una vita. Questo è del 1992. Scrive la preside nel 92: uno sguardo retrospettivo alla mia vita, non so se ci riuscirò, è un mosaico abbastanza complesso, come credo che sia quella di tutti. Io provo a ricostruirla. Papà e mamma, entrambi insegnanti, si erano conosciuti come colleghi nella scuola elementare di Villanova di Posillipo, se non sbaglio fin dal 1913, e da qui poi inizia una carrellata biografica che parte appunto dalla sua nascita, il 26 agosto del 1919. Lei riporta addirittura il mese di settembre 19 come data della sua prima venuta a Ceglie. Dove la portano? La portano al Cenacolo, che è, diciamo, una delle sue più grandi donazioni, che si trova sulla via Perfede le Grande e che attualmente è diciamo, una casa di incontri spirituali tenuta da una parrocchia di Ceglie, alla quale la preside poi ha donato questo bene, questa sua proprietà. E quindi il fatto che lei abbia studiato le primissime classi elementari addirittura con la mamma, in una classe mista, scrive lei. Poi è stata allieva di suor Agnese Longobardi, che è rimasta un po' nella memoria di tutti i cegliesi. Poi la preside, appunto, che frequenta le classi liceali con padre Pantaleone Palma, che, per il quale attualmente è stato aperto anche il processo di beatificazione. Poi la guida sicura che la preside trova, la giovane Lucia Palazzo trova nella figura dello zio sacerdote del canonico Vito Palazzo, che è stato anche direttore didattico a Ceglie, uno dei fondatori dell'edificio della scuola elementare di via Francavilla. Quindi stiamo parlando di una figura importante per la storia della comunità di Ceglie del Novecento. E poi il triennio liceale a Martina Franca. Lei scrive poi a un certo punto, e lo potete leggere sul libro, ora si poneva la questione di iscriversi ad una facoltà universitaria, dove ci si iscrive, purtroppo Bari non aveva la facoltà di lettere all'epoca, quindi stiamo parlando del 1938, e a 18 anni non ancora compiuti, lei si iscrive, nel 37 scusate, lei si iscrive a giurisprudenza a Bari. Il primo anno frequenta giurisprudenza, supera gli esami, ben 7 esami, però sente che la sua vocazione non è quella di fare il notaio, perché il padre, il dottor Vincenzo Palazzo, veterinario, pensava per lui la professione di notaio. E quindi, grazie poi alle insistenze della mamma, si iscrive alla facoltà di lettere. Però poi qui c'è un virgolettato che potete leggere nel libro, dove iscriversi, la mamma le vieta di iscriversi a Napoli, perché i cugini di Napoli, la madre era napoletana, nata a Pontecorvo, Adele Cassella, insegnante elementare, l'avrebbero troppo distratta dagli studi. Infatti lei scrive qui, dice, gli studi erano intesi come cosa molto seria, e quindi lei si iscrive alla Sapienza di Roma. Si laurea nel novembre del 1941, e subito, arrivata a Ceglie, poi una storia che più o meno si conosce, fonda la prima scuola, la prima classe diciamo sperimentale all'interno di una delle sue abitazioni in via Malta, nei pressi dell'attuale ufficio postale, e quindi inizia questo percorso che la porta poi a trasferire alla fine degli anni 40 le classi in via Ospedale Vecchio, e poi con il decreto del 5 novembre 1953 ad ottenere l'autonomia appunto scolastica, e a trasferirsi poi qualche anno successivo dopo nel nuovo plesso di via Don Guanella, che sarebbe attualmente il conservatorio, l'istituto musicale. L'istituto musicale, quell'immobile, è nato come scuola media Pascoli. Io non voglio rubarvi altro spazio, voglio solo riportare altri pochi virgolettati. Scrive la preside in questo manoscritto del 2007: considerando la precarietà della vita umana, ho seguito il principio di dare a chi non muore, cioè a Cristo e alla sua Chiesa. E qui si apre poi il grande capitolo appunto della sua
della sua vita spirituale, perché noi qui con Agata abbiamo inteso tracciare una biografia non solo culturale, intellettuale, ma anche spirituale, e naturalmente il suo essere donna profondamente religiosa non poteva non emergere. E quindi è inutile dire tutte le donazioni che consistono sia in beni mobili, sia in beni immobili, sia in carte, in documenti che la preside ha voluto nel corso della sua vita estendere a favore della comunità di Ceglie. E quindi siamo in presenza di una donna che è riuscita, senza volerlo, sicuramente senza neanche pensarlo, a trasformare la sua vita privata nella sua vita pubblica. È stato un tutt'uno il suo essere insegnante con il suo essere donna impegnata nel sociale. Come diceva prima la dottoressa Lotito, c'è il rischio, appunto, come esordivo all'inizio io, che il preside, anche negli anni 60, negli anni 50, fosse un po' inteso come un qualcosa di staccato dal contesto scolastico e dell'insegnamento. La preside Palazzo insegna fino a tutto l'anno scolastico 1960-61. Soltanto nel 61-62, ormai con il numero degli iscritti della scuola media Pascoli arrivati ad una cifra molto molto importante, ottiene da parte del Ministero della Pubblica Istruzione l'esonero all'insegnamento, e fino al 1965 lei regge le sorti della scuola media Pascoli. Poi c'è tutta la seconda parte della carriera che la vede impegnata in un altro contesto, in un altro paese, a Villa Castelli presso la scuola media Dante Alighieri, di cui abbiamo qui questa sera ospite anche il dirigente Luca Di Presa. E quindi scrive la preside nel volumetto che ho citato io del 92 un piccolo paragrafo che intitola «La gioia di dare più che quella di ricevere». L'ho provata, credetemi, è come togliersi di dosso un peso, una zavorra che ti impedisce di muoverti, di volare, di innalzarti. Tu diventi solo un preoccupato amministratore, un burocrate, felice di possedere, ansioso soltanto di conservare e accrescere i tuoi averi. Quindi lei si poneva in anni molto molto lontani dalla sua vecchiaia, appunto, questo problema di ciò che sarebbe rimasto di lei dopo la sua scomparsa. E io credo che questa cerimonia, appunto, fa onore non solo naturalmente al nome della preside Lucia Palazzo, alla quale è intitolato l'istituto, il primo istituto comprensivo di Ceglie Messapica, ma anche a chi ha voluto, appunto, che ciò si trasformasse in concreto, in realtà. Quindi io vi auguro buona lettura del nostro libro. Con la dottoressa Scarafillo abbiamo inteso poi giustapporre le foto nel corpo testo, quindi mentre scorrerete la lettura avrete modo di visionare le foto che appunto si riferiscono a quel particolare paragrafo, a quel particolare capitolo della vita della preside Lucia Palazzo. Grazie a tutti. Grazie. Invece, per quanto mi riguarda, io ho trattato più l'aspetto legato, dicevo, alle comunicazioni sociali. Ho analizzato i fogli della bontà. Pensate, era il 1960 quando questa preside lungimirante, non a caso il sottotitolo di questo libro è proprio abbiamo posto in essere, in evidenza questo aspetto, vita di una lungimirante intellettuale del Sud, sottolineando anche del Sud perché lei ha scelto di rimanere a Ceglie Messapica e di vivere qui a Ceglie, in un paese del Sud. Lungimirante perché? Perché ha precorso davvero i tempi. 1960, un foglio della bontà, un giornalino che veniva realizzato non solo dai docenti ma anche dagli alunni. Gli alunni quindi entravano a far parte in maniera attiva, viva della vita scolastica. Raccontavano di questo paese, raccontavano di questa realtà, di quello che accadeva nella loro scuola, la Giovanni Pascoli, non a caso intitolata proprio a quello che era ritenuto dalla preside Lucia Palazzo, e molto bene viene esplicitato all'interno dei fogli della bontà, il poeta buono. Quindi attraverso questi fogli della bontà che dal 1960
1940 fino al 1965 hanno accompagnato la vita scolastica, possiamo leggere della storia di questo paese, degli incontri culturali che la preside Lucia Palazzo riesce a organizzare con personaggi illustri del mondo dell'università. Spesso e volentieri docenti universitari dell'Università di Napoli vengono qui a Celi a fare formazione ai docenti, ma anche formazione a cui partecipano alunni, se ne parla in maniera specifica all'interno dei Fogli della Bontà. Incontri con giornalisti di fama nazionale che sono venuti qui a Celie ad interagire, a parlare di comunicazione. È il periodo preconciliare, se ci pensiamo. Cioè, l'intermirifica, no? È quella che poi ha dato vita proprio a questa apertura delle comunicazioni sociali anche del mondo della Chiesa. Ne parlo perché? Perché lei era cattolica, era cristiana, e ancora prima, anzi in alcuni Fogli della Bontà successivi, parla anche del Concilio Vaticano II in maniera dettagliata. Ma non solo, nell'ambito di questi Fogli della Bontà scopriamo una sorta di organizzazione parallela al mondo istituzionale della scuola, perché abbiamo il Comitato degli Alunni, che venivano eletti annualmente, il comitato addirittura degli ex alunni, quindi la continuità. Oggi si fa tanto e si parla tanto di continuità, lei l'aveva già pensato. Il comitato poi dei docenti, che unitamente a quello degli alunni faceva sì che il tutto veniva deciso in termini collegiali, quindi la comunità, la scuola che era davvero comunità. Non solo, all'interno del Foglio della Bontà possiamo conoscere un altro dato importante, l'istituzione di una borsa di studio dedicata proprio alla bontà. Il ragazzo che si era distinto non soltanto perché bravo da un punto di vista scolastico, ma bravo come persona, perché lei dice chiaramente che si può essere anche dotti, si può essere anche persone istruite, ma se non si è buoni, non si è bravi, probabilmente il risultato non sarà la stessa cosa. E quindi una borsa di studio dedicata proprio a questi ragazzi che nel corso, pensate, dell'estate veniva tutto documentato, tutto censito, tutto riportato attraverso degli atti ufficiali, si era distinto per opere buone. E quindi si aiutava quindi attraverso questo fondo economiale, questo fondo diciamo economico, si aiutava questi ragazzi a far sì che anche la loro istruzione potesse in un certo qual modo progredire ed andare avanti. Ma tanto altro ancora, prima non ricordo chi, mi sembra proprio il vicepresidente della provincia parlava del Cineforum. Lei già nel 1963 si parla di un evento che ogni puntualmente, ogni anno, il 23 dicembre di ogni anno c'era un evento pubblico che organizzava presso la Giovanni Pascoli. In quell'occasione il primo Cineforum arriva a Celie e arriva in una scuola. Quindi pensate il valore di questa donna che si apre attraverso gli strumenti di comunicazione sociale, si apre al mondo e si apre alla vita. È davvero questo importante. La radio ha perfino una TV Marelli se non erro, che si chiamava. Quindi ecco, mi stupisce, mi ha stupito tutto questo, l'ho ammirata, lo avevo già ammirata quando l'ho conosciuta personalmente, quando per alcuni anni l'ho seguita in alcune dinamiche, perché lei era così affezionata alla scuola che voleva sapere, voleva conoscere la scuola e voleva in un certo qual modo essere partecipe della vita della comunità, dando, offrendo, e tanto ha dato. Lo potete cogliere poi attraverso la lettura anche di questo libro, che è solo un inizio. Non abbiamo avuto la pretesa, vero Nicola, di essere esaustivi in tutto, anche perché qualche selezione l'abbiamo realizzato in appena 15 giorni. 15 giorni belli intensi, unitamente a tutta l'organizzazione di questo evento, quindi ovviamente non abbiamo potuto parlare di tutto, ma basilare in tutto questo, anche per ricostruire le dinamiche intorno alla preside Lucia Palazzo, è stata ovviamente il centro di documentazione di Michele Ciraci, che invito qui sul palco insieme al dottor Giacomo Carrido del Dipartimento di Storia Patria e insieme al professore nonché storico Gaetano Letiens Catigna Minghetti, che hanno collaborato con noi.
unitamente al colonnello Pasquale Emilia e a Damiano Leo, che però ha dedicato anche una poesia, che quindi il suo intervento è previsto in un momento successivo. Dunque, Michele, fondamentale è stato tutto quello che, diciamo, è presente presso il tuo centro di documentazione, che sappiamo essere un centro è fondamentale, importante per la città di Cetone Stabica. Tanti studenti, compreso io, insomma, abbiamo fatto le tesi di laurea grazie a lui, grazie soprattutto non soltanto ai suoi documenti, ma anche alla sua disponibilità. Ci aveva visto bene anche la preside Palazzo. Io avevo preparato qualcosa, però voglio richiamare un passaggio. La scuola della madre di Adele Cassella era una scuola mista. In quella scuola mista frequentava mio padre, per cui il legame con la preside Palazzo, data a 60 anni fa per quanto mi riguarda, molto molto di più per quanto riguarda mio padre, perché tutte le volte che lei si trovava a passare dalle parti della bottega di mio padre si fermava e ricordavano, diciamo, il periodo della loro fanciullezza, e quindi ho un legame forte da questo punto di vista. Credo che tra tutti i presenti chi ha diciamo avuto rapporti così datati, credo di essere stato proprio io, anche per la mia non più giovane età. Ma questo che significa? Significa che io sono stato anche nei suoi confronti abbastanza critico in alcuni passaggi, ma non è questo il momento di ricordare questi particolari. Io ricordo di, l'ho scritto anche, ricordo di aver incontrato la preside Palazzo più volte. È stato più volte da me, ha voluto, bontà sua, lasciare tutto quello che gli era rimasto in casa, perché precedentemente aveva già donato parte della sua biblioteca e alcuni documenti al convento dei padri passionisti. A me sono arrivate, credo di aver catalogato, circa 6.000 immagini. Lei era fotografa, ha fotografato tantissimo. Il papà sperimentava la fotografia già all'inizio del Novecento e tra le sue cose c'erano anche un 300-400 lastre che io conservo, ho fatto anche ripulire da uno studio specializzato. Mia madre è stata Lorenza Palazzo. Quindi parlo qui quasi per questo fatto importante, un fatto che mette la mia persona in contatto con esponenti della gens Palazzo, della famiglia Palazzo, che praticamente ha avuto un'importanza decisiva nella storia del nostro territorio. E anche questa sera, la seconda occasione a cui partecipo al battesimo di un'istituzione che è quella che praticamente stiamo vivendo adesso. Una istituzione importantissima della scuola media, inferiore e superiore di Cetone Stabica. Perché questo fatto? Io praticamente sto in sostanza mettendo in evidenza una questione familiare, quella cioè che la famiglia oggigiorno è maltrattata e bistrattata, e quindi l'esperienza di vita e familiare della presa di Palazzo è fondamentale per il nostro tempo, come esempio probante che la famiglia è la cellula vivente e partecipativa della nostra società e come tale deve essere riconosciuta a livello istituzionale. Noi cetonesi siamo individuati con l'espressione cigliis della pietra tosca, cioè cigliesi della pietra dura,
perché il nostro paese riposa su una qualità di roccia veramente pertinace, e questa, diciamo così, qualità, ecco, che si è riversata nella essenzialità umana, spirituale, culturale di quelli che hanno fatto parte e fanno parte della famiglia Palazzo. Una famiglia di cui adesso voglio nominare un esponente, perché è il rappresentante autentico di questa filosofia di vita che praticamente ha visto crescere Lucia Palazzo, perché diciamocelo chiaramente, se non ci fosse stata un tipo di famiglia, la figura culturale, spirituale, materiale della Teresa di Palazzo non si sarebbe mai verificata. Quindi io ringrazio chi ha organizzato questa serata e praticamente dico a tutti che bisogna rispettare la famiglia, una famiglia importante quale quella di Palazzo, che è stata sempre cultrice di intelligenza, di cultura e di studi. Questo è quanto io avevo da dire. Grazie dell'ascolto. Grazie a voi. Lo dicevamo all'inizio, fondamentale l'intuito poi anche della dirigente scolastica Rosetta Carlino di coinvolgere in questo processo il Dipartimento di Storia Patria, in particolare con capeggiata dal presidente Giacomo Carito, che è qui con noi. No, è stato un piacere, tra l'altro questa vicenda mi ha consentito di conoscere la vita della preside Lucia Palazzo, di cui avevo sentito parlare. Io sono entrato in ruolo della scuola del 72, quindi chiaramente sì, per cui un tratto della mia esperienza professionale si è anche intersecato con quella della preside, ma senza mai avere però una conoscenza diretta. Questa occasione invece mi ha consentito, attraverso la documentazione che mi è pervenuta, di cogliere proprio gli elementi poi di originalità dell'esperienza umana e professionale della preside Palazzo. Io in particolare la mia attenzione poi è andata sulla data in cui lei apre la scuola media a Celi, no? Non solo per il periodo storico, siamo in piena guerra, Celi è tra due importantissime basi militari, Taranto e Brindisi, quindi l'eco della guerra sicuramente nella città arrivava, se non altro per i tanti che purtroppo erano chiamati al fronte, no? Quindi, sì, esatto. Ora, non erano molti anni che la scuola media era nata, era da pochissimo che il corso inferiore delle medie superiori era stato scorporato, 3 dei 5 anni del corso inferiore era stato scorporato per dare vita alla scuola media, e che comunque aveva parallelamente anche un canale professionalizzante, l'avviamento, quello che poi sarà chiamato avviamento professionale. Ora, che in una situazione del genere, con un conflitto in atto, sono gli anni in cui lei scappa a Brindisi, la svolta di Salerno, tutto quello che accade, in un paese allo sbando, lei pensa a questa nuova scuola, nuova perché era nata appunto da poco, perché evidentemente è convinta che i fattori culturali siano un fatto di progresso superiore ai fattori ambientali. Cioè che con la cultura si può cambiare un luogo, un mondo, e che quindi l'investimento nell'istruzione è il migliore degli investimenti possibili. Questo era vero allora, ma è una lezione che è ancora più vera evidentemente oggi. E poi l'attenzione costante all'innovazione. Gli anni 60-70 sono stati da questo punto di vista dei periodi molto creativi. Ecco, ricordo i dibattiti che allora c'erano, il metodo Freinet, l'introduzione dell'insiemistica, il metodo Mialarene, le scuole, insomma era un periodo in cui